Gabriele, cioè, allora, ragazzi, regalo. Silenzio per fare. Senza il biglietto? Aspetta. Cosa c'è? Cos'è? Un polsino. Un polsino. Due polsini. Il libro è... Il tennis comincia dal polsino. Per cui il polsino, cioè, è un invito, è un invito a ricominciare da capo. Se proprio insisti col tennis. C'è un biglietto. No, questo è quello che ha dato io a lui. Ma hai dato? E poi aspetta. C'è un diploma? C'è un diploma per te. Grazie. In realtà è il regalo più bello. Esatto. Ecco, a favore di camera. Allora, a favore di telecamera. Ecco qua. Leggi per favore, Paolo. Paolo Nelli si è laureato super pallettaro da fango, superando con lode i seguenti moduli tattici. Modulo 1. Terra rossa e cemento, queste nuove superfici, giocare a tennis anche senza la fanga, l'abbigliamento come scendere in campo senza sembrare un terzino di quarta categoria, la racchetta, misterioso attrezzo, come imparare a portarla da dietro in avanti, la pallina, come far assumere a questo simpatico oggetto sferico traiettorie diverse dal candelotto, modulo 5, la rete, imparare a avventurarsi senza timore verso questi luoghi inesplorati. Modulo 6. Colpire in modo maschio. Parte 1, il dritto. Esercizi di spinta e direzione di questo colpo sconosciuto. Modulo 7. Ma colpire in modo maschio. Parte 2, il rovescio. Esercizi di spinta e direzione di questo colpo sconosciuto. Modulo 8, il fair play. Parte 1, imparare a chiamare out le palle solo quando escono davvero e senza ghignare rumorosamente. Questo è Boris, parte. Il fair play, parte 2, come giocare a tennis senza far ricoverare in clinica psichiatrica il proprio avversario. Modulo 10, autoconsapevolezza, imparare ad accettare che il singolare non fa per noi per dedicarsi al gruppo. Guarda, attaccato c'è qualche cosa insieme al diploma. Oh, vai. Ovviamente per raggiungere questo obiettivo, che non è firmato, ci sono 10 lezioni con il maestro che Simone, tu potrai scegliere. Fango. Esatto, questo è il tagliandino valido per 10 lezioni con il maestro. Sono 10 campi. E poi verremo noi tutti, faremo l'esame. 10 lezioni col maestro Fabio. Esatto, e dopodiché si vedrà se sei arrivato a poterti. Più che altro noi speriamo che tu non rovini tutti i maestri del Vialarre, perché insomma... Vabbè, non gioco con Simone, insomma. No, non lo so, ma l'importante è che comunque ce li conservi intatti, anche io, fisicamente e psichicamente. Ero per Fausto. Però no. Però adesso puoi scegliere te, che ci capisce. Ma può scegliere lui? Può scegliere lui? Vabbè, ho scelto la maestra te, scusa, visto visto il miracolo che ha fatto con Sports. Allora, aspetta. Felice, però, maestra Tele, scusami. Hai rovinato una carriera. Maestra Tele, senti, dopo queste 10 lezioni, che cosa farai nella vita? In psichiatria. Che lavoro farai dopo? Non ce la dai io. Visto quello che hai fatto con Sponsor, rimane lo stesso anello, insomma. Esatto, uguale. Va bene, allora, maestra Tele, sappi che ti è toccata anche questa croce. Pensavi che Sponsor era il massimo a cui tu potessi ambire, e invece c'hai in merdaccia l'imperatore del fango. C'è mai limite al peggio. Mai. Ma a noi ci piacciono solo subito in posa. Come fai a fare la ripresa sempre che c'è la luce? Ti fa male. Va bene, Paolo, allora dici. Grazie. Oddio, se siamo giocati in boys. Vabbè, vedremo tra un anno. C'è pure l'elicottero, adesso lancia i fumogeni in tuo onore. Vedremo tra un anno il mio livello dopo le lezioni. Mamma mia. Non vedo l'ora, guarda. Non vedo l'ora. Ah, è già stessa. Va bene, noi testimonieremo con TV Vialar il 19 luglio alle ore 21. È già programmato il nostro incontro da 6 mesi. Ah, grande. E niente. Noi testimonieremo con TV Vialar i progressi fatti dalla maestra Tele nel cambiare mestiere dopo aver capito che non è più. Non è il caso. Poi vediamo, o miglioro io oppure abbandona la maestra Tele. Vediamo. Ciao a tutti.